In questi giorni ci sono stati aggiornamenti sulla situazione Inter-Oaktree. Ne avevo parlato in un video qualche settimana fa, che aveva avuto una certa diffusione, anche un certo successo, possiamo dire, rispetto ai numeri esigui che questo canale YouTube è in grado di generare. Ma tant'è, ci sono aggiornamenti e ritengo corretto tornare anche per chiarire un paio di punti che secondo me vanno ulteriormente sottolineati. Ne parliamo nel video di oggi, non prima di avervi ricordato ogni sabato la mia newsletter di Sport Business, Footballytics, a cui potete iscrivervi al link in descrizione, esce alle 9 di mattina, e relativamente a questo canale, like se vi piace il video, commenti come sempre per continuare e ad approfondire quello che si dice, se avete poi alcune cose da aggiungere. Campanellina per rimanere sempre aggiornati e iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. E andiamo all'argomento perché, come sempre, serve grande linearità e precisione su questo tipo di argomenti. E faccio ammenda, precisione che non ho avuto io nel precedente video perché erroneamente nel parlare menziono il 31 maggio come data di scadenza. In realtà la data di scadenza del prestito è il 20 maggio del 2024. Quindi questo è il tema di fondo. Si tratta di un mio errore, mi scuso per aver detto la data sbagliata, anche perché si è trattato soprattutto di un errore come dire, nella parlata, nel flusso delle parole. Mi è uscito appunto il 31 anziché il 20 di maggio. Ci sono due voci discordanti. Da parte interista c'è ottimismo, come naturale che sia in queste situazioni, e si parla di rifinanziamento o riscadenziamento, ma è chiaro, in un mio recente tweet io parlavo chiaramente di rifinanziamento, quindi con una revisione anche dei termini, in termini di interessi su quel debito. E quello che arriva da Oaktree fa chiaramente capire che stiamo parlando appunto di rifinanziamento e non di riscadenziamento. Su questo punto, quello del rifinanziamento, c'è uniformità. Quindi, ottimismo da parte dell'Inter, arriveremo al rifinanziamento. Al contrario, nella giornata di ieri, alcune indiscrezioni di stampa parlano di una situazione più difficile per Steven Zhang, che sta trattando con Oaktree, che starebbe trattando con Oaktree, in uno scenario che però potrebbe cambiare radicalmente. Quanto scrive e ha scritto il Corriere della Sera, in questo caso, giusto sempre citare le fonti, è che Oaktree non aveva nei piani quello di rilevare il club, ma nelle ultime settimane sta valutando questa ipotesi. Zhang avrebbe offerto il saldo immediato degli interessi a scadenza, 100 milioni circa, e il contestuale spostamento della scadenza al 2026 o 2027 con un tasso aumentato al 16%. Trattativa in corso, si sarebbe arrivati a citare fino a un 20%, quindi stiamo parlando, attenzione, di interessi davvero altissimi, quindi di un tentativo non semplice per Zhang, ma lo sapevamo e lo sa anche la fonte interista, naturalmente, che la situazione non è semplice, anche se da una parte trapelava ottimismo, mentre da Oaktree non c'è stata nessuna apertura. E quindi il fondo sembrerebbe adesso andare verso la volontà di tenersi il club, qualcosa di molto simile a quanto era successo al Milan nel caso Yongong Lee, quando Elliott, che già era un finanziatore dell'operazione complessiva che aveva portato la proprietà cinese dentro il Milan, decise di tenersi il club. Poi in quell'occasione fu molto chiaro che Elliott stava solo aspettando quel momento per prendersi il club. Oaktree ha sempre fatto trapelare indicazioni diverse. Rimane fiducia negli ambienti interisti, ma è chiaro anche che
l'opzione Oaktree è del tutto probabile. Il punto chiave sarebbe questo. Oaktree ritiene che la gestione attuale, benché stia migliorando i conti, si prevede una perdita dimezzata a 85 milioni all'anno 2022-2023, ma Oaktree ritiene che questa situazione possa comunque abbassare il valore, complicando la possibilità di individuare un investitore disposto a pagare l'Inter per la cifra che viene richiesta e che Oaktree ha in mente. Ecco, dentro queste situazioni naturalmente c'è la complessa situazione stadio, ma a questo punto non rimane davvero che aspettare maggio. Perché ho fatto questo aggiornamento? Perché mi sembra ancora una volta necessario ribadire quello che ho cercato in qualche modo e che in molti hanno capito, alcuni no, ma ritengo giusto farmi capire ulteriormente e ribadire che tutta questa vicenda è una vicenda finanziaria, è una vicenda ad alto rischio per l'Inter, ma è una vicenda che fino a che vi è solvibilità, pagamento degli stipendi, rispetto delle scadenze o anche delle eventuali dilazioni che vengono concesse, come accadde qualche anno fa al momento della crisi di cassa dell'Inter, che poi riuscì a pagare successivamente gli stipendi entro però la fine della stagione. Ecco, finché questo è lo scenario, non ci sono e non sono alle viste questioni di tipo sportivo che possano andare a toccare la vicenda sportiva dell'Inter. Questo è bene fissarlo perché tutte le cose che si leggono sui social da parte per lo più dei tifosi, lascerebbero intendere altro o auspicherebbero altro, ma la situazione non è tale in questo momento da portare a quel tipo di conseguenze. E aggiungo, se qualcuno ritiene che in passato ci siano state delle ingiustizie nei confronti di qualche club, questo non giustifica il fatto che si continuino a fare delle ingiustizie, a prescindere dai colori delle strisce, a prescindere dai colori dei club. Tanto vi dovevo, credo che questa chiarezza sia sempre assolutamente dovuta e quindi vi ho aggiornato a integrazione di quello che fu il mio primo video sulla situazione Inter Oaktree. Grazie, buona giornata e a presto.